Cesare concorda e aggiunge: «Certe, labiene, sicuro, labieno». «Deinde navigio remis incitato, funes prerumpentur». Poi, impressa coi remi velocità alla nave, spinta la nave a forza di remi, le sartie verranno spezzate. Funes prerumpentur. Che cosa succederà poi? È labieno a dircelo. Funibus abscisis, tagliate le sartie, antemne necessario concident, le antenne per forza necessario cadranno. Sarà questa la mossa vincente, perché, pensa Cesare tra sé, nam omnis spes gallicis navibus ex velis et armamentis consistit. Infatti, nam, ogni speranza, dunque ogni risorsa, per le navi dei Galli, gallicis navibus, alla lettera per le navi galliche, consiste ex velis et armamentis, nelle vele e nell'attrezzatura. Is ereptis, continua a pensare Cesare, omnis usus navium uno tempore eripietur. Strappate queste, cioè le sartie, le funes, eripietur verrà tolta uno tempore contemporaneamente omnis usus navium, ogni possibilità di manovra. Con le sartie cadranno, come si è detto, anche le antenne, e allora per i Veneti e i loro alleati non ci sarà più partita. Deiectis antemnis, aggiunge Labieno, nostri singulas venetorum naves circumsistent et summa vi ineas transcendere contendent. Deiectis antemnis, abbattute le antenne, i nostri, circumsistent circonderanno singulas naves venetorum, ogni nave dei Veneti. Et summa vi, e con grandissima forza, con grandissima energia, contendent cercheranno di transcendere in eas, di imbarcarsi, di salire su di esse. Così, trasformato lo scontro navale in una battaglia terrestre, i romani avranno gioco facile, perché, come prevede Cesare, tandem expugnatis con pluribus navibus veneti fuga salutem petere contendent. Infine, alla fine, expugnatis con pluribus navibus, conquistate parecchie navi, i Veneti, contendent, cercheranno di salvarsi, petere salutem, fuga, ablativo, con la fuga, cioè fuggendo.